Pronto, pronto, pronto. Ok, ci dovremmo essere. Siamo al quarto episodio di October Snacks. Oggi niente birra perché l'ho finita, ma non... questa diretta andava fatta. Oggi giochiamo un altro gioco su licenza, come potete vedere dal piccolo spoiler lì. Ghost Sweeper Mikami, che da noi si chiamava... Vabbè, il manga è... Mikami, no, Ghost Sweeper Mikami, Gokuraku Daisakusen, che sarebbe Agenzia Acchiappafantasmi. Però il cartone su Italia 1 si chiamava Una Missa Acchiappafantasmi, cantata dalla D'Avena sempre. Quindi, senza indugio, anche qua siamo nel 93, sempre della Natsume. Natsume faceva tutto, anche quello dei Power Ranger avevamo visto. Tolgo la pausa, andiamo full screen e andiamo a giocare. Esatto, questo qui si chiama, ho scoperto, Jōreishi wa Nice Body. Pensavo che ci fosse scritto Gokuraku Daisakusen, invece non è vero. Quindi siamo nei panni sempre di Mikami, giochiamo normale, mettiamo stereo, abbasso un po' da me, se no divento sordo, voi in teoria dovreste sentire bene. Questo è molto carino, è uscito solo in Giappone e quindi dicevamo sviluppato da Natsume ma distribuito da Banalex, che non so cosa sia. Non so cos'altro ha fatto. Allora, è quasi una blind run, infatti è solo per Famicom, infatti è tutto in giapponese. Vabbè, intanto avvio. Ecco, lasciamo scorrere i video che magari i giappofili. Qua io mi ero segnato il nome dei livelli perché... Ecco, il primo livello è Ghost Train, infatti poi vedremo. Qua lascio scorrere perché magari c'è qualche giappofilo che vuole leggere la trama. Questo era molto figo, io lo guardavo su Italia 1. Il gameplay dopo adesso vediamo, adesso facciamo vedere. Le immagini sono molto belle, proprio molto cartuneschi, sono questi sprite. In pratica c'è questa statua, e da quel che ho capito, perché non c'è un riassunto della storia in inglese, no, vero? No, a quanto pare no. Le location lo sappiamo. In pratica c'è questa statua e noi ogni boss che andremo a sconfiggere, questa statua si arricchirà di un pezzo dell'armatura. E quindi cosa fanno i nostri amici? Vanno insieme. Comunque il gioco dura una mezz'oretta, quindi con i video e tutto, non lo so. Let's go, perfetto. Ecco, 24:1, questo c'è scritto: The Ghost Train Bound for Hell in 24 o'clock. Infatti noi iniziamo dalla stazione, possiamo saltare, colpire. Se tengo premuto alto fa questo attacco che ha una hitbox differente. Infatti possiamo colpire un'area maggiore. Mi ricorda molto, adesso vediamo. Una specie di... Ah, qua se faccio attacco e alto posso venire qua. Però non c'è nessun bonus. Perché me lo fa fare? Va bene, non l'ho mai capito. Però noi adesso andiamo. Era giusto per farvi vedere. Con questo, ecco, mi ricordo, ecco, questi qui mi ricordano Splatterhouse. Praticamente Splatterhouse al femminile. Attivo un attimo la chat. Adesso io non so se questo era effettivamente il tema. Abbiamo diversi power up. Questa è l'elettricità, lei c'era sta bateca che sparava. Tutti alla fine i cattivi ovviamente sono dei fantasmi, yokai, quello che ti pare. Abbiamo due vite. Ok, tutto regular. Anche qui mi pare fosse inutile andare su, a meno che non ci siano dei segreti che io non so e non sappiamo. Allora, ok. Ci avvaleremo questa volta. Allora, io non l'ho mai finito totalmente. Dei quick save, un po' di cakey. Comunque per i primi livelli. Ah, poi se ci sono stato in sto posto qua, adesso mi ci fai pensare. Scenario molto accurato. Porca miseria, vedi, se vieni colpito perdi il power up. Adesso noi ne abbiamo acquisito un altro, che è un Chu-Wei. Infatti abbiamo potuto colpire senza salire quest'altro manifesto Emi. Questo cos'è che mi ha dato? Ha un altro potere, un altro... Perché poi ovviamente c'è la Smart Bomb, come abbiamo già visto.
nel gioco di Power Ranger. Infatti questi giochi sono come gameplay abbastanza similari. Sono un po' gobbo per sta parlare al microfono. Ok, strano che non mi dà qua su. Ok, infatti Ghost Train, eccolo qui. Qualcosa dal carrello? Esatto, mostri veramente molto alla Splatterhouse alcuni. Il bagaglio, perfetto. Comunque stanno fortissimi. Comunque vedete che non è sempre così semplice. Io fino al terzo livello un po' imprecato, però col quick save dovremmo farci. Eccolo, qualcosa dal carrello. Mamma mia. Questo attacco è strautile. Quindi fino al terzo boss si va tranqui. Anzi, è proprio il terzo boss che ci darà un po' filo da torcere. Ok, oggi il titolo si è un po' modificato, da October SNES siamo un po' Spooktoberfest, perché appunto per il tema horror un po' di questo gioco, che poi in verità è stato annoverato tra i più cute platforming dello SNES o del Famicom, in questo caso del Famicom. Io sotto non ci sono mai stato, infatti sono sempre andato quassù, ecco, per guardare la chat ho subito, però... Comunque scorre abbastanza bene. Attendiamo. Oh, vedi, saltano. Ma sono infinite. Ok. Questo era per, vabbè, per scendere. Noi abbiamo fatto così. E qua siamo al primo boss, dove diamo un quick save-ino. Bla 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 bla. Intanto faccio una cosa. Tanto che scorre. Ah, ok, no, niente, lo faccio dopo. Questo, se non stai attenti un attimino, allora. Poi l'ho fatto sempre senza problemi. Perché comunque, ecco, la mano che sbuca fuori, in verità non si triggerà subito. E i colpi si possono... Esatto, e deviare. Vabbè, già morto. E cosa succede? Esatto, come Castlevania, appare il ciaffino sopra. Ok, let's go. E avendo preso appunto questa gemma, la statua si ricopre del primo pezzo di armatura. Poi è figo vedere che ogni volta Mikami Reiko, in teoria, non mi ricordo come si chiama, ha una outfit differente, di colore differente ogni stage. Bla 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 bla. Cerco di skippare un pochino. Report 2 di nome. Report numero 2 Moga-chan. Non facciamo salvino. Non c'è scritto altro. Va bene. Torniamo sulla chat. Allora. Esatto, ci abbiamo questo handicap sto giro. Vanno nel naso, allora. Questo handicap è che noi andiamo un po' all'indietro. I mostri di Splatterhouse. Moga-chan, quindi non so che location sia effettivamente. Anche qua il boss è molto figo. Questi, ok, eliminati. Qua c'è già
Ah no, c'è un power up. Comunque anche qui sono ben distribuite le cose. Ah, ma è un'altra goccia di potere. Una volta sono io che faccio la fuga alle rane. Perfetto. Il fosso, mamma mia, c'ho sempre paura delle insta kill di questi giochi. Aiuto, mi insegue la rana. Ok, qua c'è da colpirlo basso. Keiki, se anche questo l'altra volta l'ho lasciato perdere, no. Vabbè, basta. Anche l'altra volta è successo così, ma tutto regola. E voilà. Cake, e si va per nella seconda fase di, che è la cascata in teoria. Allora, Xevino, e si va. Infatti vedete che tra parentesi, quando appare il titolo del gioco, quando salvo, tra parentesi c'è la J perché è solo giapponese, è solo Japan. Qua devo stare attento, non finiremo mica tutti i crediti. Allora, comunque si capisce quando quelli lì ti attaccano alle spalle, che esatto, sono nella... Vabbè, tanto io lo posso anche ignorare, non c'è neanche... No, mai successo in tutti i gameplay che ho fatto. Infatti questo lo sapevo che non era proprio... che avrei fatto degli errori. Arriva questo, arriva anche quest'altro. Che ti pareva? No, veramente, non ho mai perso in questo pezzo. Va bene. Facciamolo rapido. È il bello della diretta, l'emozione. Questi sono infidi, devi usare sempre l'attacco all'alto. Madonna. Oh, via. Vuoi vedere se c'è qualche tipo di segreto? Niente. Adesso c'è il demonietto blu, che con questo attacco lo... distruggiamo più rapidamente. Ma prima di andare avanti prendiamo il bonus qua e poi cadiamo, ecco qua, come tranquillamente, come giusto che sia. Perché? Ok.
Volevi, eh? Full vita e andiamo al boss. Save. Questa è la prima volta c'ero morto. Poi dopo prima l'ho riprovato un attimo, una cavolata in verità. Praticamente, esatto, anche se ti attacca con la mano, puoi stopparlo, capito? Ah no, questo però non l'avevo previsto. Forse perché... forse perché io questa sinistra la colpivo sempre, quindi non faceva in tempo. Invece quest'altra... ah vabbè, ancora aveva la hitbox attiva. Guarda che ho... facciamo una special che racchiude e sta vedendo con... mamma mia, pieno. Perfetto, mamma mia. Rischiatissima. Non so, sono stato molto prestante in questa... in questo secondo stage. Saltiamo. Invece il report numero 3 si chiama... quello che adesso andremo a vedere. Report numero 3, Gokuraku Micro Suicide Zone. Ah, Moga-chan era... questa bambola, non era il nome del livello. Infatti il primo boss è Ghost Train Moga-chan, e adesso il boss sarà già Seirei. Vedremo. Qua cosa succede? Qua succede qualcosa in questa cazzina, infatti ve la faccio vedere. Torniamo sulla chat. Arriva sto tizio, pac, lo punzecchia, che poi mi sa che poi è il boss che andremo a affrontare, e rimpicciolisce Mikami. Adesso qua super quick save. Che saliamo sul gattone di Mikami, che per l'occasione non è che è ingigantito, siamo noi rimpiccioliti a fare questa sezione in corsa, che è un po' difficilotta. Adesso infatti devo stare un po' concentrato. Ecco, infatti vabbè, questa è una cavolata, però mi sono distratto io. Ok, qua ne faccio un altro, perché abbiamo fatto la prima, sono due fasi così. Di nuovo il tetto. Ecco, infatti ho subito pure. In realtà questi si possono, li vediamo dallo sfondo, ma ecco, questo è il pezzo super difficile. Ecco, già ho sbagliato perché non ho visto. Ecco, punto. Era incredibile, allora. Va bene. Ecco, da qui... Shift F1, non volevo schiacciare niente di strano. Ok, attenzione. Ecco, già sbagliato. Ok, adesso arrivano gli insettoidini. Se facessi la mossa finale, boh. Ne farei quasi un'altra. Tanto per il boss non servono. Niente, non ce la faccio. Ok, rifà ripartire da qui. Allora,
Allora, due insetti davanti. Uno, due, uno dietro. E tanto uno di questi lo prendo per forza. No, no, no. Questo, guarda, prima l'ho fatto senza problemi. Allora, questi non li si colpisce. Toh, giusto così. Ok, guarda, io salverei sul file secondario perché in teoria con due vite ce la facciamo sto pezzo, voglia. Perché tanto i piccioni... Guarda qua, vita a manetta, infatti mi ricordavo. Sì, poi comunque quando devi registrare è sempre un po' più difficile. Però ce l'abbiamo fatta. Adesso... boss, questo è tosto, però prima avevo trovato un trucchetto. Ok, vabbè, a parte... esatto. Volevi? Vabbè, già sconfitto la prima botta così, incredibile. Cioè, boh, perché alla fine basta che torni, vai indietro quando ti colpisce con la manata. Ok, report numero 3 è fatto. Cosa succede adesso? Non lo sappiamo. Adesso siamo in blind run, praticamente. Il report numero 4 si chiama Giant Greenhouse Full of Danger. Il boss è un certo Kojiro San Samurai, non lo so. Giant Greenhouse Full of Danger, perfetto. E torniamo sulla chat. No, ho perso i dialoghi, se qualcuno... no, i dialoghi nel senso... ah, questo sì, l'avevo provato un po' prima. Allora, facciamo un quick save. Non è... difficilissimo, però bisogna stare attenti. Il giardino maledetto. Prendiamo il bonus. Ah, vedi, c'è un'altra piattaforma come questa lì sopra, ma non ho capito a cosa serve. Adesso va. Vabbè, comunque, anche se la prendi, non c'è niente sopra, cioè sicuramente ci sarà qualcosa, ma io non ho capito. Ok, io qua faccio un altro quick save. Perché adesso per me è tutto blind. Devo imparare a farne molti, perché dopo ci saranno dei giochi che porterò che sono veramente tremendi a livello di difficoltà. Quindi tutti fattibili a finirli, per carità. Però bisogna stare un attimino accorti. Ok. Poi vedi, il titolo del gioco è, non è Jore, come Jorishi was nice buddy, anche se sarebbe quello corretto, tipo da me lo trova come lì, agenzia chiappa fantasmi, non so perché, infatti io ho messo il titolo che ho trovato più sicuro. Allora, andiamo qua su. Ponte maledetto, quello con le spore. Ma io mi sa che infatti sto pezzo l'ho fatto, ci ho giocato abbastanza, però non sono arrivato al boss, perché volevo solo vedere com'era la situa e basta. Comunque il gioco sembra fattibile. Adesso non so se ci sarà un picco
esagerato dopo. Ok, questo spezza un po' il ritmo, ma fa tutto parte della utilità. Ok. Rimaniamo sullo stage più in alto, più in sicurezza. Ma qua devo scendere per forza. Perfetto. E andiamo. Oh. Dicevo che questi alberi mi ricordano Oniken, che è un gioco che ho giocato recentemente, che poi l'ho citato anche nell'ultima live, perché sul Power Ranger c'era un gioco, c'era una situazione similare, poi ripresa in Oniken, che appunto è uscito adesso per modo di dire, insomma nell'epoca moderna, ma ha delle situazioni analoghe ai giochi del passato, quindi ha attinto molto sicuramente al panorama SNES, eccetera. SNES, eccetera. Lo volevo portare. Oh, questa chi è? Non mi fido di questo monster. Oh, aspetta, ricarichiamo, voglio capire una cosa. Mi ha inflitto un danno, sì. Quindi se colpisco lei mi infligge. Però noi passiamo senza colpirla, così abbiamo un cuore in più. Questo ci dovrebbe essere Kojiro adesso. Shift F1. Ah, lei è la mia nostra amica, che non mi ricordo come si chiama. Mikami, bla 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 bla. Camera sorretta dalla spina. Vediamo chi è. Se qualche giappofilo sa leggere, ok. E qua. Ah, è un lupo, tipo un lupo fantasma. Non so niente, quindi vediamo. Ok. Ah, era quello fake, capito? E sto così. Posso anche stare in piedi in verità, perché se lo colpisco prima dello scatto. Mamma mia. No, era quello fake. L'ho rischiata grossa, eh. Quasi che farei un salvino, perché anche lui non ci avrà rimasto molto. E quindi ce la giochiamo no damage. Vedi, basta saltarlo. Mamma mia, ho rischiato. Se torna su bene, se scatta, non ci piace.
Oh, mamma mia, sta morendo, Perfetto, era un perito. Ok, quarto report. Quindi Kojiro non era altro che questo cagnolino. Adesso intanto che c'è il video guardo come si chiama invece il quinto livello, che abbiamo la traduzione in English, visto che questo gioco è full giapponese. Gokuraku Air Force Daisakusen. Quindi un po' scimmiotta il titolo dell'anime o del manga. E il boss è Count Conte Bledeau. Vediamo chi sia. No, ho perso di nuovo i messaggi se qualcuno ha scritto. Ah no, poi posso vedere da lì sopra. No, non ho perso niente. Quindi, stavolta sì, avevo visto uno screenshot che lei volava. Quindi, oh, bella sta santa. Ok. Ah beh, proprio mamma mia, sarà frustrantissima questa sessione. Ecco perché Air Force Daisakusen, come anziché agenzia chiappa fantasmi, è un gioco di parole per dire tipo agenzia Air Force, chiappa fantasmi Air Force, non lo so. Vabbè, non c'è dato sapere, non so la lingua, allora. Ma lì c'è anche la scopa per volare. Boh, non mi ricordo. Va là che c'è la vita ogni mezzo secondo, se no. Ma poi non mi si potenzia la mossa, boh. Forse posso sparare con altre cose, no? Quindi? Di certo non la usa come si deve per pulire. Adesso lo che... Oh, questo che caspita è? Ah, lui è il conte Blood. Fischia, madò. No, riavviamo, ho capito, è abbastanza tostarella qua messa la situ, Ok. Già che l'abbiamo colpito un po' di volte. Ah, ma i fantasmi si possono count i pipistrelli, vabbè. No, sono andato troppo vicino. Ah, tanto uno ti colpisce per forza, eh. No, niente. Oh, questo è tosta, devo stare attento. Perché la scopa mica rallenta. Orca miseria, mi ha risucchiato. Allora, ok, ho capito. No. Allora, calma. No, non ce la fa. Allora, bisogna sta calmi. Rallenta troppo sta scopa qui. Vedi, non riesco a frenare. Allora,
conviene. Ecco, vabbè, però dall'alto così. Ah. No, non ho capito come si fa allora. Ma vedi, è full screen, allora. Ok, io ho dato un colpo in più, facciamo quick save. Si fermerà una certa. Perfetto. E anche questa combo fatta. Belle le nuvole così. Vabbè, vabbè, mettiamo. No, vedi. Però abbiamo salvato adesso, per fortuna. È difficile. Sto pezzo. No, dai, che sfiga, era morto. Era morto praticamente. C'ho un controllo, sta scopa è incredibile, allora. Ok. Quando fa questo quasi che è la roba migliore, perché... che te lo puoi colpire. Allora, dai, per essere ingordo, vedi? Era morto. Mamma mia. Va bene però. Sono arrivato con veramente pochissima vita. Quindi in molti cabinati la vita dei boss non era visibile, per cercare di spillare più o meno possibile. Cioè, in verità nei cabinati, allora questo non siamo su un cabinato, siamo sul Super Nintendo, però anzi nei cabinati la vita era spesso, anzi quasi sempre visibile, nei picchiaduro, scorrimento così. Questo è un gioco del Super Nintendo solo in giapponese. Non so se te l'hai mai visto sto cartone che lo davano su Italia 1, si chiamava da noi Una Missa Chiappa Fantasmi. E
no, però in questi giochi qui un po' bifidi, sì, non ti fa sapere quando muore, però c'è, ha visto che brillava, no? Quando comincia a brillare, più è intermittente, più vuol dire che è vicino alla fine. Report numero 6, penultimo stage, si chiama... Aspetta, faccio un quick save. E leggo... Allora... Something came down the road, si chiama, che è il penultimo stage. E andiamo. Andiamo. No, questo da dove era... No, mi scoccia questo. Non so da dove è venuto fuori Orcoli. Ah, dal... Mamma mia. Vabbè, vediamo come capita. Ma questo si muove ancora? No, ma sto livello è bestiale. Adesso voglio vedere come va, poi riavvio. No, niente, non si riesce a saltare. Allora, qua tocca fa piano piano. Poi colpirli così. No, poi qui come faccio? Ah no, forse devo usare questo attacco qui. No, vabbè, facciamo così, va. Vabbè, questo si può colpire da abbassato. Perfetto. Mamma mia, sto livello inizia già super tosto, eh. No, vabbè. Super bifidus. No, ma manco lo rompo, guarda. Non ne vale la pena. Ma fa male anche da normale. Dai, questa è la vita sicuro. Perfetto. No, stavo guardando la chat. Allora, cioè questo spara dritto per dritto. Non mi si riesce. Lei si può girare? Ok, sì, si può girare. Ok. No, non capivo. Oh, addirittura. No, sta prima parte devastante. Già questa, già la vedo, eh. Non so, c'erano più percorsi. Sì, questo col cavolo che lo attivo. Beh, già questa seconda parte è più onesta. Oh.
mia, che odio. Che se no sicuramente... Oh! Mamma mia. Allora... data grassa. Ma poi la vita si trova parecchio, devo dire. Poi io qui, a parte cose, non ho questa seconda fase. Non mi hanno mai colpito, in teoria. Qua si può andare giù, no? Va bene, va bene. Vabbè, non si muore. Però si sprofonda. Oh, ma tanto... No, vabbè. Ah no, da qui, vabbè. Andiamo easy. Eh sì, ogni livello cambia il colore dei vestiti, praticamente. Non so se anche sul cartone era così. Poi ho trovato sto gioco ed è molto figo. Ecco. Molto divertente, allora. Ecco, facciamo così. E adesso c'è il clou. Ma tanto uno te lo pia per forza. Ma io sai cosa ti dico? No, niente. Volevo capire come si fa a no damage sto pezzo, perché è incredibile. Non si può. Tocca smadonna. No. Sai che fo. Colpisco questo. Vado qui. Perfetto. Oh, salta. Oh, ma tanto prima non avevamo fatto così. Oh. Adesso ci sarà il famoso boss che abbiamo detto. Si chiama Piper. Il clown bastardo. Cosa farà di bello? Vabbè. Finché fai questa, tutti attacchi molto similari tra i giochi che sto giocando. Quello lì si evita easy. Cioè, in confronto, il conte prima è stato molto più difficile. Ma dai, ambe. Ecco qua un attimo. Phase 2. Cosa succede? No. E adesso? E adesso va sterminato praticamente.
diventiamo invulnerabili, perché sennò... Posso comunque ribattergli questo, ok. Non ha fatto più quell'attacco che ti trasforma in bambina, che è devastante. Bello, bello sto boss, molto figo. Ok. Report se, madonna, quanti ne abbiamo fatti? È volato sto gioco, due... Adesso c'è Dream on Dream, ok, ha tutta l'armatura. Quindi ci sarà il boss final adesso. La collanina, ce l'aveva prima la collanina, non ci ho fatto caso. Poi i personaggi non me li ricordo, forse dovevo ripassare. Vabbè, la statua in verità era piccolissima, era quella lì sul tavolino, adesso ho fatto caso. Report 7 e ultimo. Quanto ci sarà da imprecare da... Oh, con il suo vestito official. No, creo lì piattaforme, quindi perché c'è il salto così? Ecco come lo devo usare. Ok. No, ma qua mi prende sempre in controtempo. Oh, va là. Quindi la dovevo fa così, boh. Cavoli, per legge, cos'è che... Il salto grosso sta a presentare che stai andando all'inferno, può essere. Ma non me lo crea più, non ho capito. Oh, oddio, cosa devo fare? Ah, ok, adesso me lo ricrea. Ma ah, più che l'inferno non si sa dove... Oh, ma perché... Ah, però ho visto che adesso il salto... Solo quando c'è quell'atmosfera rossa, diciamo, c'è... Il mostro dei 200 yen. No, guarda, si divide in 5... Ais Christius.
Ok, allora. Quindi vuol dire che anche all'inizio del livello io potevo. No, perché mi inganna, perché a volte fa il salto lungo ed ero abituato, allora. Adesso ci sono i salti amplificati, sì, perché è rosso, lo sfondo è rosso. Io salvo, prima che sta andando attraverso le mandorle. Ecco, da qui in poi, in teoria, non è più. Quindi devo far così. Devo far così. Oh, voilà, siamo arrivati. Aspetta, se io andassi qui c'era un segreto, mi pare, no? No, famo che voglio andare qui. Tra l'altro il colpo. No! Vabbè. Oh, va, qua c'è roba. No. C'è di male in peggio. E quindi? E quindi? Salviamo qui con due vite, qualunque cosa succeda. Ok, sono nella medesima situation. Dai, l'ho fatto però. Avevo visto che era blu lo scenario. Allora. A volte non lo fa perché è come se si dovesse ricaricare, una specie di cooldown. Poi da qui dovevo andare più su. Chissà perché è cambiato così tanto il gameplay. Adesso c'è tutto questo enigma. Oh, ogni volta penso che. E ci siamo per la seconda phase. Oh, bello. C'è il nostro amico Nullo. Ha detto, oh, sono i cattivi, eccetera, eccetera. Chi è?
Questo cos'è, l'alter ego di lei quando era giovane apprendista? No, non lo so, eh. Tosta. Dai. Ah, non si riesce ad assorbirla. Virus biondo. Ma sì, facciamo scorrere una vita. Esatto, così almeno c'ho full vita. Quella mi pare che nel cartone era lei quando era più giovane, perché era disegnata così. No, volevo provare a tankarla, ma non ce la facciamo. Oh, non l'ha mai lanciate basse. Ok, però io ho letto che c'è un altro boss, anche se che però non ha livello, è direttamente la boss fight in teoria. Comunque durante il gioco il simboletto dei sigilli vicino alle vite è cambiato, quindi vuol dire che c'è in verità un'altra mossa finale con la goccia. Però quello con il sigillo attira tutti i mostri, come abbiamo visto. E dico solo che adesso mi... senza che ci vada a rivedere, mi ricordo, in teoria adesso c'è solo il boss finale senza livello, senza report, che è una certa, una tale Medusa. Vediamo che succede. Loro attivano la statuetta, ecco, sarà questa, no? Salviamo e andiamo. Mamma mia, questo, eccolo. No, l'ho fatto in tempo andare giù. Ok. No, per capire se ero invincibile, no. Perfetto, allora. Quindi può scendere, colpire, tipo se fa questo. Poi vedi gli sprite che roteano in quella maniera. Lo poteva fare solo Super Nintendo, in questo caso della piattaforma sotto. Oh, questo è tosta, non so cosa fare. Non vorrei dire una cavolata, perché in teoria sarebbe il mod 7, però ho riletto ultimamente che il mod 7 in verità non è solo la rotazione e lo zoom di sprite come in questo caso, ma è anche quando tu fai questa prospettiva di in due dimensioni. Ma quindi fa danno anche da lontano. Fare ok. Ok, un po' bifida sto gioco. Questo boss è difficile. Allora. Ok.
sì, abbiamo fatto qualche danno. Siamo un po' avvantaggiati. Cade, colpisce, lo sapevo. No dai, serpentillo così, di due. Quindi... Tanto scende, fa serpentillo o fulmine. Dai, sono stato stolto. Tanto non gli fa niente, mi sa. No. Va bene. Dai, abbiamo capito il moveset. No, sto sbagliato. Ho sbagliato. Volevo tankarlo per vedere se funziona. No, no, tankare non va bene. Ho due colpi così rubati. Dovevo prima scansarmi e poi colpire. Allora ho capito. Io sto fermo. Dai, due volte così però. Pensavo che ero invincibile, invece no, cioè che non mi colpisse da lì. Don Sky Serpentillo, che rabbia. No, niente, mi colpisce, c'ha la hitbox incredibile, allora. Mamma mia. Poi quella con i fulmini. Vedi, non c'è un momento safe.
sempre dall'altra parte, perché comunque è difficile girarsi e premere su attacco. Cioè, ti fa... vabbè. Ok, questi sono danni gratis, salvo assolutamente. Dai, tanto non l'ha colpito, Fulminini. Vedi, se la blocco così succede qualcosa, no? No, dovrei fare quella mossa quando scende. Oppure quando fa così, vediamo. Sì, vabbè. Dai, danni gratis con una mossa speciale in meno ci può stare. Vabbè, comunque poi dopo il tempo torna a scorrere. Va bene. Chissà quanta vita c'ha sta tizia. Sta medusa, allora, con calma. Tanto dobbiamo, pian piano, la stiamo uccidendo. Cavolo, ti sorprende così. Io salvo qui perché ho capito. Adesso torna su questo. Peccato, siamo in controtempo, però è così.
Anna, vieni qua se c'hai il coraggio. Ok. Second form, sicuro. Forse ho finito così. Vediamo che succede. Non c'è solo una forma. Magari si scopre che c'erano diversi finali, ma io mi sono informato, c'è poca informazione su sto gioco. Magari nelle pagine giapponesi, non lo so. Finito così, mi aspettavo delle immagini più belle per la fine, tipo Medusa sconfitta, invece no. Solo in game. Allora, non ci credo che l'abbiamo finito, perché sono stati degli imprevisti. Sono stati dei stage veramente... tosti, che se non ci fossero stati quick save, col cavolo che lo finivo. Che ore sono? È giusto in tempo per cenare, perfetto. Sprite molto belli, come al solito. Super Famicom. Allora, devo premere io. Quasi che poi è bello finire sempre con queste schermate che sono infinite. Però io premo, dai. Magari succede qualcosa, no? Torniamo alla schermata principale. Abbiamo finito poi a normale. Vedi Ghost Sweeper Mikami. Mi metto in pausa. E sì, dovrebbe essere appunto, com'è che si chiama, Jorishi wa Nice Body. Non è come è chiamata la ROM. La ROM si chiama come il manga barra anime. E anche oggi abbiamo fatto, e ci rivediamo martedì sicuramente per una nuova puntata di October SNES. Grazie per chi c'è stato, per chi c'è, per chi c'è stato, per chi ci sarà. E buona cena e buon Spooktober SNES. Alla prossima, bon. E aspetta, se volete vedere in differita sapete dove andare, sempre l'omonimo canale YouTube, bon.